Abbiamo avuto la sua piena disponibilità, come trova il progetto dello Sky Dome a Selvino? Molto interessante, mi piace, voglio approfondirlo, ma penso che la Regione lo debba sostenere. Nei prossimi giorni mi recherò a Selvino per vedere sul luogo proprio il progetto come è impostato, ho preso accordi col sindaco e quindi voglio accertarmi bene del progetto, ma se è così come mi hanno raccontato oggi mi sembra una cosa che deve essere assolutamente fatta. Conosciamo il suo affetto per la Valseriana, per la Bergamasca in generale, che è stato riconfermato, quindi non possiamo che essere gioiosi di questa cosa. Beh sì, io trascorro vacanze in Valseriana da tanti anni, però ho girato la Val Brembana, anche Selvino, la conosco bene quella zona, quindi ci sono affezionato e mi sembra un intervento, un progetto molto molto utile, oltre che interessante, quindi sono davvero curioso di vedere lì sul posto come verrà. Quello dello Ski Dome di Selvino è un progetto fantastico, fantastico perché dà la possibilità di praticare lo sci, ma anche lo snowboard a tantissime persone in tutti gli orari, quindi anche penso al periodo estivo, ma anche all'invernale quando diventa buio, quindi si dà la possibilità ai ragazzi di praticare, insomma è un po' un incubatore, insomma da lì iniziano a sciare per poi andare nelle altre nostre bellissime montagne della Lombardia. Abbiamo saputo inoltre che lei è anche maestro di sci, quindi magari potrà venire a praticare poi su a Selvino. No, io sono maestro di sci ad honorem, quindi non posso insegnare, quindi assolutamente c'è Lara Magoni che è di Selvino, quindi sicuramente farà lei gli onori di casa. No, è importantissimo, adesso questo dello Ski Dome è una partita che bisogna giocare, una gara che si fa in due manche. Innanzitutto bisogna semplificare tutto l'iter burocratico per avviare i lavori e come seconda manche puoi trovare il finanziamento. Questa è una gara molto importante che il Presidente e tutta la Giunta vuole vincere. Come poteva se non una selvinese doc promuovere questo progetto? Ricordiamo che la finalità più importante è sicuramente quella sportiva ma anche educativa, come è stato ribadito oggi. Sicuramente è un sogno che sembra trovare conferme tramite il nostro presidente Maroni, che è uno sportivo, è un presidente molto innovativo e crede quindi in tutte le cose che possono migliorare la nostra Lombardia. È un progetto molto ambizioso che è nato qualche anno fa, che si è interrotto per questioni burocratiche e sembra che oggi il nostro presidente abbia intenzione di portarlo a termine. Per noi un'iniezione di fiducia, per una Val Seriana e Val Brembana che da questo impatto struttura sicuramente avrà una miglioria a livello anche di impatto economico. Noi ci crediamo ormai da 4 anni, quando abbiamo avuto la fortuna di incontrare Willy Nardelli, che è colui che porta avanti questa grande struttura, e ci abbiamo creduto, ci stiamo credendo e siamo convinto che alla fine questa nostra costanza verrà premiata. È un progetto ambizioso, un progetto grande che sicuramente va comunque a coprire e a dare una struttura che in Italia manca. E quindi direi questo è molto fondamentale e quindi vedo che anche il presidente Maroni l'ha ben recepito, quindi sicuramente ci darà una mano per portare avanti questo grande progetto con tutto quello che abbiamo portato avanti noi in questi anni, con tutto lo staff, da il sindaco, l'assessore, da Willy e dal CED che ci ha portato avanti il progetto di cui appunto è lui che gli ha dato l'incarico. Quindi direi che andiamo avanti, noi ci crediamo e ci dobbiamo arrivare, questo è lo stato. Non solo aspetto sportivo ma anche educativo è stato ribadito, perché lì si potranno fare diverse attività, quali? Sì, questo non deve essere visto solo come una pista da sci. Qua all'interno si fanno le attività ovviamente rivolte alla neve, ma si può sciare, si può fare snowboard, si può fare freestyle, si può anche arrampicare su ghiaccio oppure formare qualcuno ad arrampicare. E questa poi è un'attività che è unica al mondo perché non ci sono altre strutture indoor per questa pratica. Si potrà arrampicare all'esterno, ma poi c'è il territorio di Selvino che è particolarmente adatto a delle attività sportive outdoor, quindi ci sarà un parco acrobatico all'esterno, ci sarà possibilità di girare con la mountain bike, il Nordic Walking, un posto dove ovviamente ci si può soggiornare, andare a sciare dentro queste strutture o fare qualche attività, ma anche per quello che vuole evadere solo per mezza giornata dalla routine della città, che non è molto lontana,
beh, avrà la possibilità di trovare qualcosa di più della neve e sicuramente potrà essere un'attrazione ancora più grande questo. Il comune di Selvino è tenace in questo progetto e oggi qui in Regione Lombardia possiamo dire che non poteva andare meglio. Tenace e determinato, e oggi sono contento perché finalmente ho trovato degli interlocutori e l'interlocutore capo, anche lui convinto che questo è un progetto importante, è un progetto proiettato nel futuro e che per la comunità di Selvino e per tutto il territorio sarà una cosa veramente avveniristica. Come avete intrapreso l'incontro di oggi? Con quali aspettative? È andata meglio di come pensavate? L'incontro è andato benissimo, è stato assolutamente positivo perché il Presidente ci ha dato le rassicurazioni che chiedevamo, si è dimostrato veramente interessato al progetto, il progetto ha i numeri per avere interesse non solo dal Presidente ma da tutti gli appassionati degli sport invernali. È un progetto, come diceva il sindaco, avveniristico, nel senso che è un progetto con contenuti tecnici molto importanti e che porta un rispetto anche per le problematiche ambientali veramente consistente, non solo di facciata ma consistente.